Ci siamo? Latronico in arrivo. Battelli anche. Mi pare che abbia votato sia Latronico che Battelli. Non vedo mani alzate, è chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'1.10 Duranti che chiede di intervenire. Prego, deputato. Sì, grazie signora Presidente. Rispetto a quello che pensiamo, a qual è il nostro giudizio sullo spostamento dell'attuazione delle prescrizioni AIE e del piano ambientale, ha già detto la mia collega Ricciatti. Con questo emendamento noi aggiungiamo un'ulteriore richiesta, insomma, proviamo a chiedere che la prevista proroga del piano ambientale, dell'attuazione del piano ambientale e delle prescrizioni dell'AIA, quella appunto al 30 giugno 2017, non porti con sé anche quello che noi abbiamo definito lo scudo giudiziario nei confronti del commissario e dei suoi delegati, cioè che la previsione dell'esonero per le responsabilità penale e amministrativa in conseguenza di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale, appunto, non siano prorogate anch'esse fino al 30 giugno 2017. Grazie, onorevole Sisto. Grazie Presidente. Forza Italia voterà contro questo emendamento, ma è un emendamento che comunque è utile, perché consente di percepire il paradosso che assiste quella clausola di immunità, perché si chiede con l'emendamento logico da un certo punto di vista, ma a nostro avviso non votabile, della collega Duranti, di non applicare l'immunità alla proroga al 30 giugno 2017. Questo vi fa capire come, ci fa capire come un'immunità possa dipendere semplicemente da una proroga, cioè come si possa garantire un regime di assoluta impunità penale, civile ed amministrativa soltanto in virtù di una proroga che può avere 2.728 ragioni. Allora, le conseguenze assolutamente discrezionali della scelta di una proroga si riverberano invece su un provvedimento assolutamente straordinario, quale quello dell'immunità. Questo vi fa capire la afasia proprio costituzionale di questa previsione, che meriterebbe di scelte notevolmente più nette, notevolmente più limpide. Forza Italia, ripeto, voterà contro, ma rimane convinta che quella immunità total body sia assolutamente inaccettabile. Grazie onorevole Sisto, non ho altri iscritti a parlare. Metto in votazione l'emendamento 1.10 Duranti, parere contrario Commissione e Governo, favorevole della relatrice di minoranza.